Buonasera, buonasera a Buonasera. tutti. Buonasera a tutti. Ciao. Benvenuti alla seconda puntata di Galapagos. Sigla. Sì, Non abbiamo sede, abbiamo esatto, non solo c'è. Però è una comunque fa pensare non a una sede. cosa funebre, ma una in cui la Galapagos. gente danza un po'. È Sì, gender fluid e forse anche biofluid. Sì, dai, per la seconda puntata va bene. Allora, seconda puntata perché siamo usciti indenni dalla prima, grazie a chi ci ha tenuto compagnia quando abbiamo provato a parlare di David Quammen. E sono di nuovo con noi questa sera quella gioiosa macchina da guerra di Ludovica Lugli, giornalista Ciao. del Post, che scrive di natura, per il Post scrive anche di consumismi. E domani col Black Friday avrà una giornatina che te la raccomando. E poi sempre con noi che aggiusta la telecamera c'è il ghepardo del broadcasting italiano Matteo Bordone Eccomi. che Però. conduce, ce l'ha, che conduce non uno ma ben due podcast per il Post, uno di videogiochi e uno di opinioni. Poi ci sono io che per il Post non faccio niente. Luca Zofri, che dobbiamo fare? Chiamami, non lo so. Ma soprattutto c'è con noi questa sera la super ospite che bramavamo da quanto la bramavamo, Roberta Ragona, in arte Tostoini, Hello. artista, illustratrice, antropologa di formazione e Illustratrice soprattutto di Animalini, animalini, insomma, che animali. la natura è molto presente sia come soggetto sia come ispirazione nell'opera, nella produzione di Roberta Ragona. E questo quartetto micidiale stasera parlerà di una persona alla quale vogliamo bene come a poche altre al di fuori delle nostre famiglie, ecco, Lì, di là. che ha anche stampato a colori che gli inglesi definirebbero lurid sulla t-shirt di Ludovica Lugli, e Sir David Attenborough, il grande gigante gentile della BBC, il babbo natale degli animali, Sir David Attenborough, autore di un nuovo documentario che è anche un libro che si chiama A Life on Our Planet. A Life, non Life, perché è una vita, la sua. Di David Attenborough sul pianeta, il nostro pianeta, di cui ci dice sostanzialmente che se non facciamo come dice lui, finirà abbastanza male. Cioè, Sia lui la dice Life che con il quello che ha pianeta. sempre detto l'impero britannico e anche la Compagnia delle Indie, La fate come continuità. diciamo noi. Lui lo dice in maniera un po' più carina di come l'ho detto io, di come l'ha detto l'impero britannico Sì. fino a poco prima che lui nascesse. E ora partiamo, perché noi aspettavamo una scusa per parlare con altre persone che non fossimo noi di David Attenborough da anni, e grazie a Decameron che ce l'ha fornita. Ok, allora io introduco brevissimamente il documentario. Questo documentario è quello che David Attenborough ha definito il suo witness statement. E questa cosa nel documentario viene ribadita da subito, all'inizio, in apertura, in chiusura e anche esattamente a metà del documentario, perché il documentario è diviso in due metà nette che hanno uno stile, un linguaggio e un contenuto diversi, ne parleremo. E il suo witness statement perché? Perché David Attenborough innanzitutto ha 94 anni e quindi è, diciamo, nell'età in cui si comincia a tirare un po' le somme e ha alle spalle un corpus imponente di documentari, di libri, di viaggi, di divulgazione. È una colonna portante della BBC e è quello che ha reso con i suoi documentari illustrissima la BBC Natural History Unit, e che è la grande macchina, la grande troupe che si occupa di produrre, filmare, montare, eccetera, tutti i documentari naturalistici della BBC. E questo documentario quindi è il suo witness statement, quindi in un certo senso è il suo lascito, il suo testamento spirituale, perché appunto è arrivato a un'età veneranda, ed è anche un monito per la conservazione della natura e per il cambiamento climatico.
e non per, nel senso di a favore di, ovviamente. E, ah, questo clima! Che brutto clima! E, ed è anche, soprattutto poi vedremo nella seconda parte, un programma per salvarlo, questo pianeta. Questa parte è il se fate come vi dico io. E, in cinque punti molto... molto nettamente delineati, molto per nulla vaghi, perentori, fattibili, realizzabili, utopistici, ne discuteremo. E intanto la cosa interessante è come si apre questo documentario. Il documentario ha una cornice che lo apre e lo chiude, e questa cornice è abbastanza improbabile. Il documentario si apre con delle immagini di palazzi abbandonati in un paesaggio rinselvatichito, palazzi invasi di nuovo dalla vegetazione, con finestre e balconi spalancati, il sole che filtra, stanze di case, di persone, di vite, che però non ci sono, vite interrotte, sono case piene di stanze, di mobili, di vestiti, di letti sfatti. E è molto strano, molto surreale come si apre questo documentario. È un survival horror, cioè sembra The Last of Us, sembra i paesaggi di The Last of Us, e il mondo dopo l'apocalisse. E questa cornice è Pripyat, è Chernobyl, è il sito, insomma, ormai parecchi decenni fa, di uno dei più catastrofici incidenti della storia umana recente. E lui sceglie di ambientare, di partire il documentario lì, e lui si trova là di persona, che fa anche un po', mi ricordo a Roberta faceva molto, molta paura questa cosa. Dice, hai un'età, insomma, non le puoi fare queste cose, sei fragile, ti si sbriciolano le ossa. È vero che sono danni che si accumulano nel corso di 30-40 anni, e Sir David è longevo e stupendo, non ce li ha. Però non pare li abbia. Ecco. Davanti sarebbe bello, però probabilmente no. Secondo me comunque faceva particolarmente impressione, perché abbiamo visto la serie dedicata a Chernobyl proprio l'anno scorso, perché, cioè, non lo so, io me la rivive. L'anno scorso era, ormai con la pandemia ho perso completamente il senso del tempo. L'anno scorso, 2 anni fa, ma io non sono riuscito ad andare avanti, era troppo cupa. Ah sì, davvero? No, troppo cupa. Mi mettevano angoscia, perché tu sei giovane, io c'ero. Noi c'eravamo. Per cui mi è venuto su un tremendone che ho fatto no. E in più abbiamo giocato a The Last of Us, per cui... Esatto, già ne avevamo. Quindi il documentario comincia da lì, da quel posto lì, con quell'atmosfera lì, che è un ben strano modo di incorniciare un documentario. E poi si capisce meglio perché. E poi c'è la prima parte, che è quella che riguarda proprio più da vicino il titolo, cioè A Life on Our Planet, la vita di David Attenborough. Si fa un lungo, lungo excursus nella vita e nella carriera di Sir David, con uno scopo ben preciso. Ospiti, abbiamo tante stasera abbiamo la prospettiva delle arti visive e dell'antropologia di Roberta, quella giornalistica e letteraria di Ludovica, quella del broadcasting più professionale e dei prodotti radio, cine, televisivi di Bordone, e buttatevi, chi vuole proseguire? Ma allora, innanzitutto qua ci chiedono quali sono i nostri animali preferiti, e diciamo che forse a un certo punto della puntata dovremmo dirlo, ma semplicemente perché stiamo parlando di documentari. Io vi posso mostrare. No, non sono i miei preferiti, perché ce li ho dentro casa tutto il giorno. Voglio sapere comunque... quello, ok? Vabbè, io e i miei animali preferiti sono i gatti, i tardigradi, e gli uccelli del paradiso, e gli uccelli del paradiso proprio grazie a David Attenborough, che lo dico, non lo so pronunciare, infatti tipo lo ammetto, lo pronuncio sempre in modo diverso ogni volta che lo dico, perché non sono capace, e quindi perdonatemi, però ho messo le mani avanti. Sir David. Comunque la prima cosa che volevo dire sul documentario è che dopo la parte su Pripyat c'è la parte bellissima in cui si vedono i suoi inizi, che già quello è mega interessante per qualcuno che si è appassionato al suo lavoro, perché di fatto, cioè, lui è stato l'inventore dei documentari sulla natura, direi, cioè nel senso il primissimo documentario sulla natura era lui che in uno studio di BBC si faceva portare degli animali dallo zoo di Londra e li mostrava dicendo ecco vedete
esiste, questo è un armadillo, questa cosa strana che non avete mai visto, erano tipo fine anni 40, inizio anni 50, che è una cosa incredibile a pensarci adesso. E comincia così, e poi dopo racconta che pensò che magari era il caso di far vedere gli animali nel loro ambiente, quindi cominciò a viaggiare in giro per il mondo e mostrarli appunto nella foresta, eccetera. E non fu l'unico, scusa, intanto, perché il buon Gerald Darrell, che faceva il collezionista di animali per gli zoo, faceva spedizioni e finì a fare un po'... Lui poi voleva aprire e aprì uno zoo suo, però finì anche lui a fare un sacco di documentari. Loro furono, soprattutto negli anni 60-70, quando erano giovani, ai tanti, e... Ecco, sì. Ah, ne abbiamo anche un'altra di immagine in cui hai tante, adesso ve la faccio vedere. Sì. Arrivo, Più d'epoca di così. Ok, ecco. La vedete anche voi? Sì. Sì, 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 sì. Molto bello. Cioè, guardate il concetto. Questo gentiluomo inglese col capello e vestito impeccabilmente con tanto di panciotto e cravatta e poi un'ara... Questo è chiaramente Matt Smith nei panni di David Attenborough per il biopic che uscirà quando c'è il calzino. Infatti dovremmo fare anche il Toto, cioè insomma il fantacasting del biopic di Attenborough. Ci sarà tempo anche per quello. Scusa Ludovica, vai pure avanti. No, niente, e quindi appunto inizia già con questo, infatti poi volevo fare una domanda io a voi, cioè volevo chiedervi in quanto insomma più persone con maggiore esperienza rispetto a me. Si può dire. Vecchi di merda, stavi cercando di dire? Volevo chiedervi, cioè qual è la vostra, cioè com'è che voi avete conosciuto David Attenborough? Nel senso che io l'ho conosciuto secondo me grazie a Netflix, nel senso che qualche anno fa alcuni suoi vecchi documentari di BBC, penso Blue Planet, in particolare erano su Netflix e io ho scoperto la sua esistenza, anche era anche il periodo in cui cominciavo a guardare le cose diciamo in lingua originale, quindi ho scoperto la sua voce e ho scoperto questo personaggio, ma in realtà io prima non lo conoscevo affatto e invece so che tipo anche negli anni 80 era abbastanza conosciuto anche in Italia. Beh, storicamente la RAI ha sempre mandato in onda documentari di David Attenborough, cioè quelli prodotti dalla BBC venivano comprati in automatico dalla RAI e Piero Angela ha avuto ospite Attenborough e ha presentato dentro ai suoi contenitori come Quark e altri, ha presentato sempre i documentari di Attenborough, quindi per questo era notissimo in Italia perché andavano su Rai 1, quindi arcinoto, poi ogni tanto è andato anche in studio. La fase di cui parli tu è quella delle mega produzioni enormi di BBC che risale agli anni zero e poi è stata ripetuta 10 anni dopo, che è Planet Earth 1, che se non sbaglio è 2006, e Blue Planet 1 2007. E poi 16 e 17 sono usciti i capitoli 2, prima della Terra e poi del mare. E questi sono dei mega prodottoni totali che vendono in tutto il mondo e che sono stati il programma più visto dell'anno in Inghilterra ogni volta che sono usciti. Quindi insomma sono grossi. Perché questo che per noi in un certo senso è il canone di Attenborough, sono i prodotti della pensione di Attenborough, cioè è come se lui ha finito, ha fatto la sua vita da funzionario, a un certo punto ha fatto anche un sacco di lavoro da funzionario della BBC e poi nel momento di andare in pensione si è dedicato alla sua passione, cioè fare le mega produzioni hollywoodiane con gli animalini della foresta e di tutti gli ecosistemi. Le piante anche. Le piante. Sì, sì. Con tutte quelle immagini dei Kew Gardens e non solo, e i making of di quei documentari che sono ancora più strabilianti dei documentari stessi. E mi ricordo quegli anni, che poi sono anni che insomma continuano, anche se ora è rallentato un po' il ritmo, e poi c'è stato l'esodo a Netflix, parleremo anche di quello. E però mi ricordo che ogni volta che ne usciva uno nuovo ci chiedevamo se... cioè davamo per scontato che non sarebbero riusciti a superarsi in termini di qualità visiva così straordinaria, e invece ogni volta ci riuscivano, e poi facevano un altro documentario che era il making of, in cui ti facevano vedere come erano riusciti a fare qualcosa di ancora più strabiliante. E quindi sì, no, per ricollegarmi al discorso di Ludovica, e come diceva Matteo, sì, si può dire che grazie al mai abbastanza benemerito Piero Angela, Attenborough negli anni 80, e per me che poi ci sono cresciuto che ero bambino,
era veramente leggendario, e quei documentari con Quark, il mondo di Quark eccetera, che andava in onda in prima serata, facevano dei numeri veramente grossi. I libri di David Attenborough venivano pubblicati in Italia, io purtroppo, cioè, ho tutte le prime edizioni ma ce li ho a casa dei miei genitori, non ce li ho qui, e con delle vesti grafiche, una cura editoriale lussuosissime, erano degli eventi sia i documentari che i libri. E lì c'era ancora uno stile documentaristico molto per bene, cioè molto rigoroso, molto umano, per nulla sensazionalistico, che tendeva a smorzare gli aspetti più crudi, certo, e anche quelli del mondo naturale, contestualizzandoli sempre bene, non espungendoli, non censurandoli, ma nello stesso tempo ammorbidendoli, cercando di ricondurli a un ordine delle cose che è fatto anche di caos, di violenza, eccetera, senza mai strumentalizzarli, senza mai sfruttarli in maniera, insomma, cosa che poi è cambiata, come abbiamo visto nei decenni successivi. Però quindi tu fai riferimento al fatto che, e questo io lo dico avendo visto i documentari più recenti, nei suoi documentari sulla natura non c'è mai quella... non sei mai spinto tipo a tifare per la preda o a tifare per il predatore, ma diciamo, come dire, sei super partes, cioè nel senso empatizzi con entrambi da un certo punto di vista. In questi, Scusa, in questi, vai. Cioè in Planet Earth e in Blue Planet c'è proprio una rivoluzione da quel punto di vista, perché sono, esatto, i primi documentari nei quali la sofferenza non è delle prede e il successo e la vittoria non sono dei predatori. Non è automatico questo binomio. Invece per decenni è stato così. Il racconto aveva questa impostazione. Il racconto è anche, in qualche misura, per i prodotti molto vecchi, anche la biologia stessa aveva un'impostazione di matrice religiosa e antropocentrica, e quindi tutti questi pregiudizi poi costruivano un racconto che effettivamente sì, somigliava molto a una cosa della Disney. Infatti aggiungerei che poco prima che iniziasse David Attenborough sono usciti i primi film dall'altra parte dell'oceano. La Disney fu il primo produttore alla fine degli anni 40, primi 50, quindi insomma iniziavano in quel periodo lì, di documentari naturalistici che venivano realizzati da un'unità a parte e molto spesso erano in testa ai cartoni animati. Il cartone durava un'ora e cinque, un'ora e dieci, un'ora, e in testa c'era per esempio celeberrimo, perché poi per i giochi di parole viene usato molto anche dagli americani, in Beaver Valley, cioè nella Valle dei Castori o nella Valle della Figa. L'ho detto. Ah, ma invece che pensavo che 1950. Ai Lemming, ma anche quello dei Lemming? Sì, credo okay, anche i Lemming. Che trauma i Lemming. E infatti i Lemming non moriva mai nessuno nei documentari, no, della Disney. C'era un'amicizia degna di Il Leone, già c'era con l'agnello. Qualche pesce. Qualche sì, pesce. Ma i pesci infatti sì, valevano poco in quella scala gerarchica. Sono quasi non senzienti. E torniamo alla questione dell'albero della vita. Secondo me, Roberta, anche sulla questione dello sguardo e dei retaggi voleva dire qualcosa. Secondo me ha tanto da dire al riguardo. Ho un sacco di opinioni su questa cosa. Io ho la sensazione che molto del documentario di David Attenborough e in generale della BBC sia erede un po' della tradizione inglese, di quella che è la Royal Academy, è quella tradizione legata alla grande Inghilterra coloniale, di esplorazione, di andiamo, vediamo il mondo e ve lo riportiamo con un punto di vista scientifico. Quindi il canone che noi abbiamo in testa è un canone figlio del naturalismo britannico, figlio di una certa percezione della scienza, del mondo naturale, della società. E David Attenborough, col fatto che ha vissuto la metà di 1000 anni e ha iniziato a lavorare in un'Inghilterra che era praticamente appena uscita dal periodo coloniale, l'hanno trovato scavando le fondamenta della Natural History Unit praticamente, è un esempio da manuale di come è cambiato il mondo e come è cambiata la narrazione del mondo naturale. Quindi davvero io, quando ne parlavamo, io pensavo che è un esempio di osservazione partecipante, perché lui in questo mondo c'è stato per letteralmente tutta la sua vita, e quindi questi cambiamenti li ha visti da testimone, che è poi quello che ci cerca di dire nel documentario.
Sì. Cioè, poi all'inizio era super da pirata, cioè nel senso loro andavano nella giungla, catturavano gli animali, cioè sì, era molto problematica. Esatto, era lì che li catturava, così. Peraltro micro spot, questa sua autobiografia sui primi programmi è bellissima, in cui racconta appunto che si buttava a prendere le lucertole. Diciamo brevemente, si chiama Avventure di un giovane naturalista. Sì, Avventure di un giovane naturalista, in realtà è un libro uscito diversi anni fa in inglese, ma è uscito in italiano addirittura nell'80 in inglese, ma è stato pubblicato in italiano solo a gennaio. E è molto bello, da Neri Pozza, grazie mille. E Roberta, il discorso che io ricordo nelle fasi, insomma, preparatorie di questa puntata, abbiamo discusso un po' di cose, questo discorso che tu facevi sull'osservazione partecipante e sui retaggi da questo punto di vista di David Attenborough, si può anche allargare alla più ampia questione dei rapporti tra il colonialismo e l'antropocentrismo, l'etnocentrismo, con l'antropologia, con l'osservazione, insomma, più in generale anche dell'umanità. E dicevi che questa però è una tradizione, quella in cui si muove Attenborough, è una tradizione che ha in sé però anche gli strumenti per smantellare. Esatto. Non ce la farò mai, etnocentrismo. Sottolineo, ha capito, adesso lei può proseguire. Esercizi di dizione. È un po' il paradosso delle scienze naturali e anche delle scienze umane, che hanno in sé, che nascono come discipline profondamente gerarchiche, profondamente coloniali, di arrivo io che sono bianco e vestito di tweed e vengo a vedere cosa stai facendo tu, che ti vedo un po' più in basso nella mia gerarchia del cosmo. Però gli strumenti che il tweed fa la... il tweed sì, è inutile, ti fa subito gerarchia. E effettivamente poi però gli strumenti concettuali che fornisce sono quelli per smantellare questo pensiero, e vale anche per il documentario naturalistico. Io penso che come per tanti di noi quella visione del mondo naturale sia stata quella che, sebbene venisse da una, appunto, da una tradizione di vado a prendere gli animali per gli zoo e li porto indietro, perché quando ho iniziato a lavorare io è perfettamente accettabile questa cosa, evolve insieme allo sguardo della società, e adesso è un documentario per gente che preferirebbe che ci fosse ancora qualcosa da guardare senza bisogno di andare a cercarlo in uno zoo, comunque in ambienti che non sono quelli da cui provengono gli animali e le forme di vita. Sì. E questo nell'arco di una vita è, per quanto lunga, incredibile. Questo è veramente incredibile. Cioè il progresso del pensiero naturalista, ecologista, ecologico, e la maturazione del pubblico non sarà per tutti, ma ormai su un sacco di temi tutti sono a bordo. Cioè nessuno vede un documentario oggi di Attenborough trasmesso della BBC, trasmesso su Rai 1 in prima serata, e lo trova rivoluzionario. Sono il pubblico è al passo ormai con questi temi completamente, ovviamente grazie anche a prodotti come quello di cui parliamo stasera, anche se io sono convinto che siamo un po', per quanto riguarda la comunicazione del problema del riscaldamento globale, del fenomeno del riscaldamento globale, ci stiamo riprendendo da una fase in cui non c'era altro modo di dirlo se non spaventando sì, impietosendo. E questi documentari di Attenborough, essendo lui anche un naturalista televisivo molto mediatico, anziano, da questo punto di vista credo siano un po' indietro. Va anche detto che ancora non è arrivata un'altra persona che racconta il riscaldamento globale, un'altra produzione che ha un altro tono. In generale anche il problema, cioè il problema degli Angela, cioè non c'è una nuova generazione. Una volta che tira il calzino David Attenborough, Piero Angela e Alberto, che il Signore lo conservi in salute, cosa resta? Tiger King, come diceva Ludovica. Che è un'altra cosa. Esatto. Cioè, che adesso i divulgatori sono su Instagram, però su Instagram non puoi fare le grandi produzioni. No, ma certo. BBC, non c'è un prodotto forte mainstream con quella potenza di fuoco dietro. Cioè, io credo che Netflix vorrà continuare a investire, e ovviamente la BBC National History Unit non è che viene smantellata solo perché
Netflix gli ha soffiato un po' di gente. Dopodiché bisognerà vedere se ci saranno delle figure, cioè magari la volontà di investire in queste produzioni, cioè bisognerà capire se ci saranno le figure che hanno le spalle abbastanza larghe per reggere, che hanno la visione che hanno avuto David Attenborough, Gerald Darrell, da noi Angela, che si è fatto un po' da, insomma, da Vessel in italiano, grazie. Da, non lo so, da io ho detto una spia, però vabbè. Vabbè, ognuno ha l'immaginario. Questo qua ci esprimiamo in italiano, volendo qualche parola in sardo è ammessa, però il resto no. E l'ho però fatto perché, insomma, sei per darti il benvenuto, volendo. O in campidanese, non lo sappiamo. Ognuno ha il suo, tanto qui a parlare il sardo è una su quattro, per cui sentiremo il suo, se dobbiamo sentirne uno. Volevo segnalare che effettivamente, se la guardiamo da lontano, è una situazione un po' strana questa, perché un uomo che ha 95 anni è ancora la figura di punta di un certo tipo di linguaggio, che produttivamente ha ancora le spalle larghissime, e nei metodi di distribuzione emergenti del momento, cioè streaming e planetario, il contenuto naturalistico è uno dei migliori, perché può avere pezzature varie, basta tradurre un voice over per molti contenuti e vai sereno, puoi mostrare tutto, si basa sulle immagini, quindi è planetario. È abbastanza assurdo che se noi, che siamo tutti impallinati di bestie, pensiamo a un conduttore, a una figura di riferimento, ci vengono in mente solo dei novantenni. Sì. Segno che probabilmente questa tradizione, così come la conosciamo, è destinata a estinguersi. E tada. E vorrei ritornare ora a ripartire con una sensibilità più vicina a quella di Greta dal punto di vista dell'età eventuale del conduttore, cioè con un ventenne che trova un modo di raccontarla insieme a una squadra e che ridà una linfa giovane a sta roba, perché in realtà i giovani, dai 50 anni ai 25, tutta quella roba lì è del mondo di Discovery, è del mondo del documentario, che ha un altro stile, è del mondo del documentario, che è quello che non basato, spesso non basato sulla scienza ma sull'esperienza e sulla resilienza e sullo prenderemo questo fottuto squalo. E quello ha effettivamente svuotato molte forze creative. I documentari ci sono sempre belli dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista del racconto c'è molto più lavoro in prodotti come Bear Grylls che in un documentario naturalistico. Dove poi Bear Grylls è naturalistico anche per modo di dire, in maniera appunto, questo più pretestuosa, cioè quelli che sono pretestuosi, esatto, e sono in mezzo alle bestie, hanno questa impostazione proprio un po' da zoo, sono documentari dove c'è innovazione linguistica e si lavora. Gli altri sembrano dei giganti, un po' dei bibliotecari di uno stile tradizionale, che mettono in piedi delle mega produzioni, anche quelle stravendibili, però non c'è tanto fermento, ecco. No, infatti a partire dagli anni 90, dalla metà degli anni 90, e secondo me non a caso con l'affermarsi anche di internet, del web, delle nuove tecnologie in rete e poi dei social ovviamente, si è affermato quest'altro tipo di documentario completamente diverso, che appunto formalmente è stato molto innovativo, contenutisticamente va proprio da tutt'altra parte. Il documentario di Discovery, il documentario di Nat Geo Wild, le cose si chiamano Nati per uccidere, non so, predatori letali. Predatori di menare. Bestie uno di dei menare. Documentari esatto. Più visti della storia di Discovery è quello del, come si chiama? Del megalodonte, Megalodon. Sì. Ne hanno fatti una serie, ma il primo è tipo la cosa più vista, ed è un documentario su un falso. Cioè non c'è. Ci sono denti a buttare di sto coso, il resto l'ha mangiato. Quindi non sappiamo niente di questo affare e ci sono minuti e minuti di squaloni giganti in CGI che mangiano le barche. È proprio un'altra cosa, è proprio un'altra cosa. Nell'ultimo o penultimo, ho perso il conto, Jurassic Park, c'era un tipo megalodon che usciva dall'acqua e mangiava un ittiosauro, plesiosauro, che cavolo che era, insomma un rettile marino che era grande come un transatlantico, poi dall'abisso proveniva. Bello. E no, e i documentari, a parte Jurassic Park che è fiction,
forse, speriamo. I documentari di questo nuovo filone, che ormai esiste da appunto 25 anni, però insomma, quello che si contrappone, erano caratterizzati da questo linguaggio fortemente, cioè c'era la drum and bass da Alienati Mentali, un montaggio, una regia che Michael Bay al confronto è Ozu, cioè c'era, insomma, era tutto al cardiopalma, era tutto molto senza, era tutto calcato sugli aspetti cruenti, sugli aspetti violenti e sulla pericolosità e sul coraggio fisico di questi conduttori, esploratori, avventurieri, alcuni dei lo quali posso erano... dire, era tutto americano. Beh, però la buonanima di Steve Irwin, per esempio, era australiano, che tu dici meglio me sempre. Quelli sono i esatto. Steve Irwin e Nigel Marvin sono bene veramente... la razza che l'ho ammazzato, guarda. Io fui lapidato all'inizio del mio blog per aver scritto che... per aver scritto che si erano messi d'accordo altri animali, i rettili avevano pagato invece le razze per vendicarsi dopo anni di mi hanno messo in frigo 2 ore, poi hanno fatto il film. Quella è proprio un'impostazione da zoo che secondo me attiene quasi più al mondo di Tiger King. Parole forti, però... Sì, perché gli animali presi sempre in mano e avere il rettile vicino e dire potrebbe uccidermi in un momento. Se uno dice potrebbe uccidermi in un momento, per me ha finito. Cioè, sta facendo... è arrivato il circo in città e va bene. Volevo far notare solo che nei commenti un certo Federico Pucci, che noi non conosciamo assolutamente, no. Ci segnala che la divulgazione scientifica su YouTube ha qualche giovane asterisco under 50 talento, ma sono quasi tutti fissati con la fisica. Per cui forse appunto, siccome i Gen Z, come si chiamano, insomma, quelli ancora più piccoli del mondo, insomma, probabilmente usano più appunto TikTok, YouTube, le storie di Instagram, eccetera, che non Netflix stesso, che è una roba dei loro genitori che sono già vecchi. E quindi chissà che la divulgazione scientifica non prosegua su questi canali qui, su queste piattaforme qui, chiaramente sì, i mezzi non saranno... No, cioè più che altro la fisica la puoi fare anche nella tua cameretta, però il l'orango non ce lo trovi, cioè al massimo puoi fare, non so se conoscete quel canale YouTube dove ci sono tutti gli animaletti microscopici, c'è questa vocina che te li spiega facendoteli vedere, così, quello è molto figo ed effettivamente lo puoi fare anche in camera, però per il resto... Oppure c'è il ragazzino che alleva formiche e organizza formicai, quello è incredibile, incredibile, che fa tutto lo storytelling e ti racconta, ah, è arrivato questo, uno scarafaggio, ma l'avrei salvato se l'avessi visto, ah, vabbè. Torniamo a parlare di Sir comunque David. Torniamo a parlare di Sir David, chiudendo la questione di TikTok. Volevo dire che sono tutti mezzi ancora più frazionati, che dal punto di vista del ritorno economico sono ancora più basati su un'idea di flusso e quindi di interruzioni, e favoriscono quello che già c'è su TikTok, cioè una serie di piccoli video di cose incredibili, il gatto salvato dall'allegatore, queste cazzatine qui divertenti, i procioni che litigano coi gatti, per forza, cioè sono degli spazi che possiamo metterla come vogliamo, ma prevedono profondità o lunghezza o tempo, un minimo di approfondimento, perché altrimenti è tutto Disney. Sì, ma infatti il problema secondo me è più che di ordine, cioè chiaramente anche le forze economiche, insomma i meccanismi della produzione sono importanti, però secondo me il documentario naturalistico come lo conosciamo presuppone un tempo abbastanza profondo, non solo nel senso dell'attenzione, ma uno sguardo, una memoria storica, un senso della continuità delle forme viventi nello spazio ma anche nel tempo, che nell'esperienza super frammentata di oggi c'è proprio poca compatibilità, poco incastro, e quella secondo me è una cosa da salvaguardare, da recuperare. Il conservatorismo stasera proprio tra bocca. È tutto tweed stasera. È tutto tweed, è tutto gerarchia. Siamo vabbè, siamo l'avete citato 2 volte, vado a prendere il tweed. E no, io intanto, mentre Matteo va a prendere il tweed, io tornerei sul documentario di Sir David e di cosa parla. E l'excursus bellissimo sulla carriera e sulla formazione professionale di Sir David nei decenni, che coincide appunto anche con la nascita del genere documentaristico come lo conosciamo, coincide anche, e dello snodo fondamentale,
di questo documentario coincide anche con il progressivo infrangersi dell'equilibrio climatico ed ecologico che ha contraddistinto l'Olocene, cioè l'ultima, insomma, delle grandi epoche, delle grandi periodizzazioni del pianeta Terra. Un'epoca che, per una serie di circostanze ecologiche e climatiche che vengono spiegate molto bene, ha fatto sì che il clima e le condizioni complessive del pianeta Terra rimanessero stabili e estremamente propizie alla vita per molte decine di migliaia di anni. E durante la vita di David Attenborough, lui stesso, producendo i suoi documentari nel corso dei decenni, ha notato questo progressivo deteriorarsi di questo equilibrio, un impoverimento delle specie, una maggior rarità di certi animali, un progressivo ridursi delle terre inesplorate, un destabilizzarsi del clima sempre più imprevedibile. E lui l'ha osservato molto, molto per gradi, ha cominciato ad accorgersi in una fase già matura. E il documentario, che in questo senso è anche una sorta di autoapologia, di operazione autoassolutoria per non avere in qualche modo suonato prima questo campanello d'allarme, David Attenborough dice che appunto è stato molto incrementale, molto graduale questo processo, e il messaggio che sembra voler dare lui, e poi vorrò la vostra opinione, è che per lui è stato importante prima di tutto gettare le fondamenta, fare questo grosso lavoro per portare la popolazione del pianeta a innamorarsi della natura. Lui sembra voler dire: io non ho fatto prima il paladino col dito alzato a monitore, perché avevo bisogno che la gente si innamorasse della natura, degli animali, del mondo naturale, perché non si può voler difendere qualcosa che non si ama. E lui individua nel documentario molto bene il punto di svolta in questo processo tra gli anni 80 e gli anni 90, quando lui ha fatto vedere e sentire per la prima volta, non lui col microfono sott'acqua, insomma tutto l'apparato produttivo, quando i documentari da lui firmati hanno fatto vedere e sentire al grande pubblico per la prima volta il canto delle balene. Erano gli anni in cui, a differenza di oggi, che c'è un bando alla caccia alle balene mondiale, non osservato soltanto, credo, ormai da Giappone e Islanda, forse no, anche il Giappone adesso ha... Erano Giappone, Norvegia e Islanda i tre che hanno erano quei tre. Diciamo che a quei tempi le balene si cacciavano e, anzi, per fortuna, da allora si sono ripresi molto i numeri delle popolazioni di certe specie di balene. All'epoca le balene si cacciavano indiscriminatamente e lui ha mostrato al mondo, ha fatto ascoltare il canto delle balene, ha fatto vedere il corteggiamento delle balene, e dice che c'è stata un'ondata proprio emotiva da parte del pubblico, palpabile, tangibile. E lui dice che quello è stato il punto di svolta, il momento in cui il pianeta, scusatemi, la popolazione, la gente, il pubblico ha capito e si è preso a cuore la salvaguardia di una specie minacciata a livello globale, e soprattutto lui, Attenborough, ha preso coscienza della potenza di quei mezzi e ha deciso, ha capito che il suo lavoro in qualche modo stava dando dei frutti, però non ha scelto ancora di imboccare la strada della divulgazione, diciamo, dell'ammonizione, del monito, e cosa che invece fa pesantissimamente nella seconda metà del documentario. E io ho guardato anche, e ve l'avevo accennato, un'intervista che lui ha fatto con Anderson Cooper per 60 Minutes un mesetto e mezzo fa, e in quell'intervista si riprendeva uno spezzone di un'intervista ancora più vecchia, in cui sostanzialmente il giornalista americano gli chiedeva: come mai tu non hai parlato o non parli finora delle minacce, dei pericoli, di quello che è necessario fare prima che sia troppo tardi? E lui dice: it can't be all doom and gloom. Questa non era la mia imitazione, questa è come parlo inglese. Per quanto... It can't be doom and gloom, cioè non può essere tutto morte, miseria e distruzione. Vorrei sapere cosa avete da dire voi su questo atteggiamento e su questo suo cambio di tono in occasione del suo forse ultimo grande documentario, del suo testamento, del suo lascito. Perché vorrei ricordare, witness statement è un'espressione molto
carica di significati, perché vuol dire lascito, vuol dire testimonianza, ma vuol dire anche deposizione, come se ci fosse un processo, un procedimento legale, un qualcosa, non necessariamente a suo carico, ma vuol dire tante cose molto forti, witness statement. Cosa ne pensate voi? Ma io vorrei fare un attimo la secchiona della situazione, fare un recap, sì? Ebbene sì, ho questo ruolo. Facciamo un recap. Vorrei fare un recap magari di qualcosa che i non impallinati come noi si sono persi, e cioè del dibattito che c'è stato sui precedenti documentari di David Attenborough, però quelli comunque degli ultimi anni. Cioè quando era uscito Our Planet, il Guardian aveva pubblicato un articolo in cui diceva però non è che i documentari sulla natura fanno male alla natura, perché Our Planet era ancora il modello, diciamo, vecchio, quello in cui, cioè vecchio meglio, non quello degli ultimi documentari di David Attenborough, in cui diciamo lo scopo sembrava destare lo stupore negli spettatori, mostrare la natura in tutta la sua meravigliosa varietà e andare negli angoli più sperduti a vedere il leopardo delle nevi, appunto gli uccelli del paradiso, il bradipo che nuota per raggiungere la bradipa, insomma queste cose qui incredibili. e quindi appunto il bradipo è il nuovo beaver, diciamo, scusa. Esatto. Sarebbe bellissimo. Comunque c'era questa critica secondo cui vedere gli animali in questo modo, in cui sembrano stare bene nel loro mondo e noi stiamo bene nel nostro, ci avrebbe dato un po' l'impressione che in fondo le cose non vanno male, cioè non c'è il rischio dell'estinzione, non stiamo veramente distruggendo l'ambiente naturale, eccetera. E diciamo che poi questo dibattito è aumentato successivamente l'anno dopo, nel 2018, quando Sir David, perché lo diciamo così per risolvere il problema della pronuncia, anche se non siamo monarchici, disse in un'intervista su un successivo documentario, Dynasties, disse appunto che aveva scelto volontariamente di non parlare del cambiamento climatico ed era stato criticato per questo. Poi magari Roberta spiega meglio tutta quel dibattito lì. E passando a Netflix, però, invece si è preso, cioè evidentemente ha recepito il messaggio. Peraltro, però bisogna notare alcune cose, diciamo, per dargli insomma quello che merita. Innanzitutto che mi sono andata a rivedere la sua filmografia su Wikipedia. Lui fece tra il 2000 e il 2007 ben 4 programmi sul cambiamento climatico, uno dedicato nello specifico al cambiamento climatico nel Regno Unito, un altro sulla verità sul cambiamento climatico e un altro State of the Planet, quindi più in generale. E inoltre, sempre nel 2018, quindi lo stesso anno di quel grande dibattito, lui partecipò alla COP di quell'anno, direi quella in Polonia, sulla conferenza sul clima, in cui andò a parlare appunto dall'alto della sua autorevolezza ai grandi della Terra per dire guardate che dobbiamo darci una regolata. E quindi appunto, insomma, questo documentario qui arriva da questi dibattiti che ci sono stati negli anni scorsi sul ruolo appunto del documentario sulla natura. Sì, e infatti è stato un fatto un po' senza precedenti, perché una persona così universalmente amata e venerata anche ormai, con anche questa immagine, no, di benevola, per niente battagliera, mai coinvolta in polemiche, è stato un fatto un po' senza precedenti quando 2 anni fa lui si è trovato per la prima volta, poi anche con il clima mediatico e culturale degli ultimi anni, sì, che è anche molto teso, cioè nel senso prima o poi se sei un famoso, se sei uno, c'è prima lì o poi c'è l'eibomerismo, poi figurati, quindi esatto. Se vediamo cosa succede, sono andato a vedere il grafico della popolazione terrestre negli anni in cui Sir David ha parlato di natura. Quando lui ha cominciato eravamo 2,5 miliardi. Lo dice. Nel 75, quando lui era già un naturalista televisivo affermato, eravamo 4 miliardi. Negli anni 80, quando io lo vedevo con gli Angela a Quark e Super Quark, eravamo 5 miliardi e adesso siamo 7,8 miliardi. Quindi sì, è evidente che le cose sono cambiate talmente profondamente che si deve anche concedere una differenza prospettica a ogni piano. Cioè è chiaro che quello è un tipo di prodotto. E poi c'è l'altra questione, io posso mostrarti immagini commentate di etologia per 3 ore, se metto l'accento, come Netflix, che comunque è una multinazionale statunitense, sull'elemento della colpa e della redenzione attraverso l'impegno ogni
volta che ti racconto qualcosa, dopo due ore che vedi sta roba, o prendi un flagello e cominci a colpirti, altrimenti è davvero molto ripetitiva come modalità. Sì. Unfortunately. E poi da lì, cosa che tu gli contestavi. Sì, da lì, da quel momento in poi, ma non a lui, perché comunque stiamo parlando di documentari che lui, questi, con queste chiose sul riscaldamento globale, sul cambiamento climatico, il restringimento degli areali, eccetera, sono cose di un uomo che hai, sono cose che quest'uomo ha cominciato a dire a 88 anni. Sì. Sembrano 87. Un po' delle concessioni in qualche modo. Ma c'è anche un'età per cui possiamo, certo, capire, cioè che lui non debba rappresentare il racconto dell'ecologia contemporanea. Contemporaneo, certo. Come, no, come insomma, quando chiedere a Vasco di tirare la carretta dell'innovazione musicale, non è il suo mestiere. Sì, no, sono un po' anche quando insomma le critiche a gente di quella generazione lì, a Margaret Atwood in altri campi per altre questioni. Sentiamo la nostra super ospite. Oddio, cosa volete da me? No, è effettivamente quello che avete detto voi, nel senso che prima cosa non è il suo ruolo. Però dall'altra parte davvero io ci vedo anche in questo documentario in maniera molto speculativa due aspetti. Da una parte quello che con voi chiamavo il principio di mia nonna, cioè ho 90 anni, io a questo punto lo posso dire, cosa fate, mi rovinate la carriera? Non credo che sia un problema. E dall'altra davvero l'idea di lasciare un'eredità spirituale, morale, intellettuale, che sia quello di una persona che si è fatto davvero portavoce di quei valori, e non che l'ultimo ricordo di Debbie D'Attenborough sia una polemichetta per l'uscita di Dynasties, che sarebbe veramente il momento, una chiosa ingloriosa nel suo, certo, nel suo coccodrillo. E ovviamente poi, essendo lui appunto una persona di una generazione che comunque ha proprio nell'ottimismo del progresso fatto un po' come dire, il vessillo della proprio, sì, arco generazionale, chiaramente poi il documentario si deve chiudere con delle soluzioni, che queste soluzioni siano più o meno opinabili, qui c'è, voglio dire, il dibattito è parecchio aperto, però ovviamente il suo lavoro era di dire: ehi, non tutto è perduto, possiamo ancora farcela, abbiamo le bioalghe. Potete, perché io veramente vi guarderò da sotto le margherite. Potete e dovete. Io vorrei citare a un certo punto una cosa interessante, anche dal punto di vista, molto interessante, dal punto di vista formale, linguistico, proprio della grammatica televisiva, che succede a metà del documentario. Chiuso questo excursus sulla vita passata, e che va di pari passo con il declino, l'infrangersi dell'equilibrio climatico ed ecologico dell'Olocene, succede questa cosa nel documentario. La vita, diciamo, di Attenborough è finita, comunque è al tramonto. come è una puntata in memoria, praticamente gli stiamo già facendo il momento al degli Oscar. Sì, poi ci sarà la polemica su chi è stato dimenticato, e, come sempre il giorno dopo gli Oscar. No, dicevo, finita la prima metà del documentario, lui dice: questo è quello che è successo durante la mia vita, a me, al mio lavoro e al pianeta. Cioè, La parte che inaugura poi lo stacco, la seconda metà, è interessante dal punto di vista linguistico, perché ci sono questi primi piani, questa musica di sconforto, dei primi piani spalle. Sì, e sono con un po' di bokeh, un po' di sfondo sfocato, e c'è questi primi piani da confessionale di reality TV show, totale. E c'è questa pausa di sconforto, perché ha elencato i problemi, insomma, ha visto, insomma, mi trovo alla fine della mia vita e caspita, nonostante tutto il lavoro che ho fatto per decenni, il pianeta è disastrato, questo equilibrio climatico delicatissimo è compromesso. E lì si passa alla seconda metà, viene ribadito: this is my witness, I am David Attenborough, sembra che sono un alcolizzato, no, this is my witness statement. E lì si passa alla seconda metà, che uno pensa: ah, adesso ci dirà le soluzioni. No, prima c'è l'apocalisse, cioè nella seconda età c'è l'apocalisse. La seconda età dice: questi sono i prossimi decenni, ora vi dico decennio per decennio cosa succede se non fate quello che poi vi dirò di fare. E vabbè, gli scenari che vengono prospettati,
sono quelli che un po' siamo abituati anche a leggere, a sapere da, dai media, dalla scienza da un po' di tempo. E poi li ha scritti Ballard tra gli anni 50 e gli anni 60, esatto, dei crostoni roba. Caldi, l'acqua ovunque, vabbè, possiamo... No, lui poi è molto bravo a far capire le conseguenze per l'umanità, cioè non certo. Dice solo si estinguono i gorilla, no, cioè crepiamo di fame tutti, il pianeta diventa inabitabile, diventa troppo caldo, si desertifica tutto, i raccolti muoiono, va a ramengo l'agricoltura, l'industria, l'economia, muoiono. Scusa, mi fame. Sembra proprio questa espressione, ramengo. Ramengo. Per me però c'era una nota di ottimismo in questa cosa, quello che secondo me è estremamente ottimista è che lui dice il pianeta se la caverà, siamo noi che se la caviamo, cioè il pianeta in qualche modo fa, non vi preoccupate che questa non è la sua prima estinzione, conosce il ciclo, sa cosa deve fare, sparecchia, mette sulle sedie, il problema siamo noi, e io lo trovo molto pacificante questa cosa, nel senso che comunque... Il problema siamo noi, quindi risolviamocelo per noi. E questo fa parte della soluzione, cioè è un po' terrificante, ci rimette al nostro posto, ma fa anche parte della soluzione, perché lui dice, cioè non ho per niente gli appunti davanti, lui dice qualcosa tipo, la natura, è, cioè il principio guida è che la natura se la cava, e se noi le lasciamo fare quello che ha sempre fatto, senza interferire, e... ci accomodiamo al flusso e ecco, sì, l'ho ritrovato. Nature is our greatest ally, it worked out the secret of life long ago. Ed è anche il suo un'operazione intellettuale in cui lui sta chiaramente mettendo la saggezza prima dell'intelligenza, la saggezza nel senso ecologica, all'intelligenza nel senso di l'intelligenza dell'uomo che con la tecnè ha portato il pianeta dove sappiamo. E una saggezza che non è quella alla David Gnomo, cioè quella alla David Attenborough, nel senso, significa osservare con grande attenzione i processi ecologici e assecondarli, anziché ostacolarli. E poi entra nel vivo delle proposte, delle soluzioni, il suo piano, il suo programma in 5 punti, e che adesso elenchiamo brevemente e poi discutiamo magari insomma di ma che non che... siamo ancora qui per ore e ore vai rapido, sappiate, un'ora e 5 minuti vuole non può durare dalle parti di un film di Billy Wilder, perché sennò il nostro pubblico sta commettendo un errore, è sempre meglio vedere un film di Billy Wilder. Ci ha seguito un'ora e 20 su David Quammen, ha sbagliato perché poteva vedere l'appartamento. E però ha sbagliato, come dicevo. Esatto. Notizia di oggi di Sir David, sono andato a vedere perché ho detto metti che sta schiatta. No, ha chiuso l'account di Instagram che aveva aperto a settembre e con il quale aveva raccolto una quantità enorme di seguaci. L'ha già chiuso perché dicevo ho raccontato quello che dovevo, insomma serviva per promuovere il documentario e il libro. In realtà io ero andato a vedere, c'era ancora, cioè nel senso non è che sembra chiuso, sparito. Sì, c'è ancora, non è che... è che è inattivo. La cosa interessante è che il primo a dirlo è stato il Daily Mail, guarda caso. E in realtà no, altri hanno detto che probabilmente era una cosa che nasceva già, cioè era già pensata. Sì, per promuovere questo. Sì. E quali sono le, vogliamo dirle, le soluzioni, il programma in 5 punti di Sir David per salvare il pianeta? Sono denatalità e aumento della qualità della vita, come cose strettamente collegate. Conversione al 100% alle energie rinnovabili, curare e guarire gli oceani, recuperare i terreni e sottrarli all'allevamento del bestiame, e quindi mangiare meno carne, non mangiarne più possibilmente, mangiare più prodotti vegetali, fare più agricoltura high-tech ma sostenibile, 5, recuperare o ripiantare le foreste. Per me il quello che ho trovato più interessante... Non c'era 6 grazie al cazzo? Hashtag grazie. Sai, curare gli oceani è una di quelle cose... No, non è proprio... Ha fatto una sintesi eccessiva. No, certo, è un'orrida parafrasi, grazie. Sì, lo so, però tutti... No, guarire gli oceani...
Hai risolto la questione degli oceani, la questione dell'energia, la questione dell'approvvigionamento di terra, la questione dell'alimentare l'umanità perché diventano tutti meno... sì, certo, se va tutto così è stupendo. Certo. Guarire gli oceani era una cosa detta molto bene, adesso poi li passiamo in rassegna in maniera un pochino più particolareggiata. Quando lui dice guarire gli oceani intende banalmente, è stato... visto, è stato dimostrato, se tu smetti completamente di pescare solo in una certa porzione di mare, quella porzione di mare in tempi molto brevi si ripopola al punto che tutti i pesci vanno anche nel resto del mare. E certo, quindi una gestione della pesca sensata. No, volevo solo dire che il passaggio totale alle rinnovabili è un percorso. Molte di queste cose che dice sono curve sulle quali siamo già, bisogna vedere a che punto siamo e qual è l'andamento della curva. Però per me è stato interessantissimo il primo punto, perché il primo sono interessanti tutti chiaramente, per me è stato il primo, quello della denatalità e dell'aumento della qualità della vita, è stato il più interessante in assoluto perché è l'unico che contiene esplicitamente un messaggio di politica sociale, ma proprio servito, lui parla specificamente di allungare, aumentare il più possibile la scolarizzazione delle ragazze, delle femmine in particolare, cioè far studiare le bambine e le ragazze, farle restare a scuola, far continuare la loro istruzione il più a lungo possibile. È un messaggio incredibilmente specifico proprio di politica sociale, non di politica ecologica o energetica. Sì. E questa cosa mi ha colpito tantissimo perché è l'unico punto nel quale c'è proprio il primo piano di una bambina che gioca. Poi la questione della denatalità è controversa, chiaramente, lo sappiamo. Dire alla gente non fate figli. Lui dice banalmente, nei paesi in cui la qualità della vita si innalza molto, il tasso di natalità diminuisce. E è dimostrato che siamo semplicemente troppi, sempre per una questione di assecondare la natura nel senso dei processi ecologici. Siamo banalmente troppi. E siamo troppi... E il modo in cui parassitizziamo, sfruttiamo le risorse della terra è incompatibile non con la salvezza del pianeta, come faceva notare Roberta, ma con la nostra a lungo termine. Siamo semplicemente troppi, quindi anche se cominciamo a sfruttare le risorse del pianeta in una maniera meno distruttiva e rapace, non possiamo continuare a crescere come popolazione ai ritmi a cui lo stiamo facendo attualmente. Ed è dimostrato che c'è un legame tra denatalità e qualità della vita, quindi spingiamo sulla qualità della vita, chiaramente questo ha dei risvolti sociali non da poco, è forse sugli altri punti si può discutere della fattibilità, ma dal punto di vista sociale e quindi etico non ci sono dei grandi addentellati, dei grandi... qui sì. L'antropologa cosa dice? Io proprio così mi sono fatta vessillo dell'estinzione umana, è diventato il ramo secco dell'evoluzione, quindi non chiedete a me. Le tue credenziali di antropologa sono svuotate dall'inizio. Esattamente. No, la questione della denatalità è molto complessa, perché anche qui ci sono un sacco di stati di questioni coloniali e come viene vista la politica di natalità in base a quale nazione porta avanti una natalità che viene considerata eccessiva oppure no. Quindi tendenzialmente una esperta di demografia, di cui non mi ricordo il nome, ma se volete vado a cercare, diceva che fondamentalmente è un problema quando la gente fa troppi figli se questa gente è marrone. Quindi il principio era abbastanza quello. Però di fatto qui non viene proposta una politica di riduzione coatta, viene proposta una politica di aumento della qualità della vita, soprattutto per una fascia di popolazione, perché lo sappiamo che c'ha dei problemi abbastanza seri in quel settore. Perdonami, avere una coscienza ecologica e climatica quando sei alle prese con i problemi di sopravvivenza, è pretendere un po' troppo. Vai avanti. Quindi la proposta è molto interessante, il problema è che davvero va a toccare un tema che non è esclusivamente del mondo naturale, è veramente di come sono organizzate le nostre società, e lì neanche il grande Gandalf David Attenborough può arrivare e dire seguitemi, andiamo verso una società più giusta, più equa e più corretta e con meno ruoli di genere, che non so. Quindi bello, ma io adesso mi siedo qui e aspetto di vedere come va a finire.
Sì, le cose che dovreste fare sarebbero queste, e poi vedete voi, tanto io 6 anni mi do alla meglio, proprio se mi va da Dio, e poi farete voi. Perché anche la questione del ripiantare le foreste, detta così, le foreste in numero assoluto stanno crescendo un sacco, non stanno diminuendo. Il problema è, nel senso che ci sono un sacco di luoghi dove gli animali che adesso sono stabulati, e in montagna, tutte aree che noi non abitiamo, le foreste aumentano. Il punto è le foreste, preservare le foreste primarie, la biodiversità, i percorsi, diciamo, di biodiversità in mezzo alle aree coltivate a monocoltura. Sono tutte tecnologie molto profonde che questo documentario giustamente non ha tempo e modo di affrontare. Però anche il fatto di fare, cioè di fare meno figli, a parte che stiamo diminuendo l'aumento e siamo in una curva di diminuzione, cioè aumentano ma aumentano meno rispetto a quanto aumentavano prima, ma poi ci sono appunto esempi di miglioramento della situazione della natalità e della sovrappopolazione scintillanti, sono cose che ho scoperto leggendo Factfulness. L'Iran, che è un paese con una religione di Stato anche decisamente severa nell'esercizio del potere, dove è stata fatta una politica dagli anni 90 di riduzione della natalità, e adesso ha dei tassi di sostituzione dritti e non aumentano più. La stessa cosa in Bangladesh nel giro di una decina di anni. Quindi sono percorsi che si possono fare anche prima della curva dello sviluppo, per cui la mortalità infantile crolla, c'è benessere, le donne non devono fare tanti figli perché gliene muoiono, loro stesse non muoiono, cioè... Sì, volevo un attimo fare una piccola difesa nuovamente di Attenborough, perché vabbè, se leggete il libro, tutto il libro legato al documentario, tutte queste cose che stiamo dicendo adesso in realtà sono spiegate molto meglio, chiaramente, perché se le scrivi invece di mostrarle con le immagini è molto più facile scendere nel dettaglio e diciamo che torna un pochino di più. Io quando avevo visto il documentario e iniziava la sequenza sulla denatalità e praticamente il Giappone veniva presentato come modello di demografico, ho detto, oh mio Dio David, cosa ci stai dicendo, il Giappone, veramente? In realtà qua è spiegato un po' meglio. Poi comunque dice che elogia l'Albania perché l'Albania è alimentata quasi al 100% da energia verde, cosa che io non sapevo e che mi ha fatto dire però, sì, quindi, però quando sei l'Albania l'Albania o l'Islanda già cambia di c'è sempre quel problema, sono in 6 in quel paese, quindi diciamo la risoluzione dei problemi diventa più facile. Sì. E notavo tra l'altro adesso che ovviamente il titolo in italiano è La vita sul nostro pianeta, e vabbè, proprio una vita sul nostro pianeta fa. E, comunque, sì, tornando alla questione del doom and gloom e dell'apocalisse, la seconda metà è la parte del programma in 5 punti, è contraddistinta, non è leziosa, non è stucchevole nel suo ottimismo ecologico, tecnico, scientifico, non fa le magnifiche sorti progressive, diciamo che si ristabilisce un'atmosfera più serena e più non idilliaca, più distesa, ecco, rispetto al drammone apocalittico. E poi nell'andare verso la chiusa si ritorna alla cornice di piazzi di Chernobyl, però questa volta non c'è The Last of Us, questa volta ci sono primi piani di murales tra questi palazzi in mezzo al bosco che li ha ringhiottiti, di palazzi con questi murales di colombe di astronauti, no? Quindi l'iconografia sovietica di una volta, quindi la pace, il progresso scientifico, l'esplorazione, e quindi non è più The Last of Us, non è più un survival horror, A Life on Our Planet, ma diventa più un saggio di utopia ottimistica. E il messaggio ultimo del documentario, secondo me, è di natura, si sbilancia molto, secondo me, in questo senso, perché è un messaggio di natura più lirica e letteraria che non tecnica e scientifica, perché le ultimissime, letteralmente ultime parole di David Attenborough inquadrato alla luce del sole, stavolta non nei palazzi, ma unfortunately
No, le ultime parole sono just imagine. Just imagine. Bello. L'immaginazione. Perché in questo senso lo vedo erede di questa tradizione letteraria inglese che dai socialisti utopisti dell'Ottocento, poi anche Oscar Wilde, oggi in tempi moderni la stessa Zadie Smith si è richiamata a questa identità tra immaginazione e empatia. L'immaginazione e empatia, la mancanza di empatia è una mancanza di immaginazione. E quindi lui chiude con questo, just imagine, che non è un messaggio tecnico-scientifico, è un messaggio, mi viene da dire, lirico-letterario. E io l'ho trovato azzeccatissimo. Dopodiché lui, cioè di nuovo, al nero, this is my witness statement, e poi sotto compare un'altra righina che dice, who else needs to see it? Chi altro deve vederlo? Che è il modo in cui David Attenborough dice fate girare. E quindi facciamo girare. Facciamo girare. E Ludovica, secondo me tu volevi dire al volissimo una cosa sulla questione dello storytelling, perché tu hai, negli appunti che abbiamo preparato insieme, hai definito Sir David l'anti-Greta Thunberg, l'anti-Thunberg. Ma intendevo che comunque ha una credibilità diversa. Si sono incontrati su un palco, poi lo sappiamo. Sì, infatti in realtà la loro unione è potentissima, secondo me. No, intendevo che obiettivamente è il contrario per ragioni anagrafiche, anche di genere, e per il fatto che appunto è l'esperienza, la conoscenza, paragonata invece a una ragazzina che ovviamente deve ancora fare le sue esperienze, imparare tante cose. E anche perché appunto mi è venuto da dire che Thunberg ha un atteggiamento un po' più evangelico, mentre invece David Attenborough è veramente istituzionale. Infatti, insomma, anche alla fine questo in italiano è stato lanciato questo documentario come un testamento, ma in realtà non c'è mai un lato intimista. Cioè, anche quando Sir David è lì, così si guarda giù, c'è la luce, un po' così. Non, in realtà non siamo mai veramente nella sua mente, non siamo vicino a lui. Infatti, sinceramente, sono inglesi. Uno è quello, due c'è questa cosa che lui è veramente un'istituzione, e poi probabilmente lui non ci vuole far sapere quello che pensa veramente. Io credo che lui non sia veramente così ottimista come ci vuole far credere. Ma l'importante sono i gesti simbolici, appunto. Lo storytelling è fatto di gesti, certo. Di ricordi. Speriamo che sia in pace, però ecco. E niente, insomma, quindi appunto quello che dicevo è che hanno due tecniche di convincimento opposte, diciamo. Thunberg ci vuole con le cattive, ci prende con le cattive, invece lui in teoria con le buone, ed è anche su questo just imagine che dicevi tu, è proprio questo il senso, insomma. Sì, io l'ho trovato. Lei fa politica ecologica, politica energetica, è una, di questo si occupa, ma non è una naturalista. No, e poi lei la politica non ha una visione, ha una visione dei problemi dell'ecologia, ma non ha quell'impostazione, non ha nemmeno quel tipo di scala, nel senso che lei guarda le cose molto più in grande. Sir David va anche dal chiurlo. Questa è una differenza. Questa è una differenza fondamentale. Tra gli animali preferiti, perché altrimenti poi non li diciamo, ovviamente tutti i felini. Non voglio fare distinzioni, io ci metto il binturong, che è un grosso viverride, e in onore della nostra ospite, ovviamente un sirenide a caso, non so, un dugongo. Dugongo, manato. Ci piace. Sì. Però poi se me lo chiedete domani, sono come i film della vita, cambiano. Sì, un giorno è il binturong, domani è il fossa e dopodomani è... Intanto sto guardando dei ciclidi del lago Tanganica. Facciamo la puntata sui ciclidi, io ve lo dico. Ma io metto la webcam. Che cosa, Ludo, scusa? I tuoi animali preferiti, invece? I miei animali preferiti oggi? Sì, tre ne devi dire. Allora, non i pappagalli. I miei animali preferiti oggi sono i cavalli. Sì, i cavalli. La Genetta. Bella. Googlato. La Genetta è, non so, è Elizabeth Taylor fatta animale. Posso dirlo solo così. È il mio gatto striato. Che carina. La Genetta, che è la cosa più gay che io potessi fare. Ma perché? Cosa deve avere di gay la Genetta? Perché ho detto che è Elizabeth Taylor. Ma quello è più un uccello del paradiso, decisamente, sì, che è Carmen Miranda.
Sì, che è Zsa Zsa Gabor. E il terzo... Il terzo? Il terzo... Ah, l'ho detto, mi è venuto in mente, me lo conosco, l'oriteropo che si chiama Aardvark. Qualità. Qualità. Tanta roba. Tostoini, seal of approval. Bam. Vuoi dirli anche tu, Tostoini? Non lo so, perché veramente come dire a chi vuoi più bene, a mamma o papà. Ma dimmi tre che ti piacciono e tre, vale allora, tre di gusto. Il cacapo, proprio sempre, sempre nei nostri cuori, un pappagallo dai grassi piedi con una strategia riproduttiva assolutamente ridicola, per cui ce ne sono pochissimi. Esattamente. Le capre, tutti i tipi di capre, perché sono, e gli asini. Gli asini sono un mio grande amore. Animali molto comuni, molto onesti, semplici, lavoratori. Proletà, quasi proletà. Proletà, esatto, un animale proletario. Cacapo, se lo dici nella maniera giusta, potrebbe... Secondo te potrebbe sembrare un animale, certo. Su cacapo. Nella zona di Logudoro ce n'è una piccola comunità. Vabbè, pappagallo notturno, terricolo, ciccione, mimetico... Allora, se ci impegniamo a farlo non in maniera che carini piripì, però potremmo metterci insieme e preparare tre animali a testa e fare una puntata con 12 animali in cui parliamo di, o anche due a testa, perché sennò durano troppo. Due animali a testa preparati un po' bene. Ce li dividiamo e facciamo una cosa che non ha un senso specifico come questo su un prodotto culturale, però secondo me ci divertiamo. Natalia, cosa dire? Poi chiederemo l'approvazione dai capi. Bene, bene, bene. Qualcuno vuole... Dimmi Roberto. No, volevo dire un'ultima cosa che mi è venuta in mente mentre tu parlavi di questa chiusa così lirica del documentario, che secondo me questo è il momento op-punk di David, di Sir David. Quindi quel che è un filone di narrativa tipico dei momenti di crisi in cui il cinismo e il nichilismo è lo status quo della cultura, e quindi ci rivolgiamo verso prodotti culturali che cercano nell'empatia, nella soluzione comunitaria, in una soluzione che nasca proprio dal legame tra le persone, soluzioni perché verrebbero risolte per il conflitto, ed è un genere tipico di questo tempo, quindi Steven Universe, Brooklyn Nine-Nine, Discovery, sono tutti prodotti narrativi che hanno in comune quest'idea di abbiamo provato la versione violenta e nichilista, ok, proviamo invece la strada dell'empatia, e questo è il momento punk di Sir David, secondo me. È una gran bella analisi. Fermiamoci qui, come nella serie berleriana, quando si arriva a un punto la seduta finisce, ci vediamo la settimana tra un po'. Bene, amici, grazie a chi mi ha seguito, grazie a Ludovica Lugli, grazie a Matteo Bordone, grazie alla cosmopavonica super ospite Roberto Aragona, grazie a Natalia La Terza dei Camerette, grazie a Smeralda che ci ha seguiti per la parte tecnica. Ci vediamo alla prossima puntata. Buona grazie, ciao.